Oddio, io. Ciao, ben arrivata. Ciao, Ciao, Alex, piacere Michela. piacere. È Calla. Alex. Mi piace, una ragazza simpatica, comunque anche esteticamente diciamo molto carina. Benvenuti. Grazie. Vi vedo emozionati. Sei di Roma? Sì. Si vede. Tu? Di Roma. Ok. Ma con quegli orecchini, cioè, glieli facciamo togliere subito. Cioè, subito, subito. Alex, ti presento Michela. Michela è una donna esuberante, vulcanica, complicata, dice. Ma come tutte le persone complicate, cerca più di ogni altra cosa qualcuno che la capisca fino in fondo, che la ami fino in fondo. In tutte le sue sfumature, dice di averne cinque. Fisicamente mi piacciono più le more delle bionde e poi mi ha colpito il sorriso, sempre molto sorridente, quindi belle labbra e sorridenti. Michela, ti presento Alex. Alex è prima di tutto uno sportivo. Per lui il gioco di squadra è l'essenza di ogni rapporto. Lealtà, complicità, dare il tutto per tutto per un obiettivo comune. Nella sua vita, come tutti, ha vinto e ha perso, ma ora è pronto per affrontare la sua partita più bella. E io sono orgoglioso oggi di poter fischiare il calcio d'inizio di questa bella partita. Però la cosa positiva di lui è che ha degli occhi molto profondi e molto buoni. Siete voi, Michela Bono e Alex Balbo, e siete qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio? Sì. A quanto pare. Qui stiamo, dici. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Ci proviamo. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, vi chiederò ora di esprimere il vostro consenso. Vuoi tu, Alex Balbo, prendere in moglie la qui presente Michela Bono? Sì. Hai visto bene? Benissimo, a posto, ottimo. Se vado Ha bene detto io? di sì, Se ha detto di vado sì, quindi lui è convinto. Togliamo gli orecchini, però. Se togli gli orecchini, dico di sì, bene? se no, però. No. Gli orecchini io li ho sempre portati, quindi non me li tolgo. E vuoi tu, Michela Bono, prendere in marito il qui presente Alex Balbo? Sì, solo perché è un coraggioso che sta qua. Sì. Anche con gli orecchini? Anche con gli Prego orecchini, orecchini. però male, però le lascio. I testimoni hanno sentito? Hai sentito bene, Ross? Tutto a Ho sentito posto. con le orecchini. È giunto ora il momento dello scambio degli anelli. Bene. Scambiandovi questi anelli, scambiatevi, guardandovi negli occhi, promesse sincere di amore eterno. Oddio! Ci sei? Ci sono? Prego, che mi Allora, prometti? sicuramente non posso prometterti amore perché non ci conosciamo, Ok. però posso prometterti che in questo percorso avrai accanto una persona leale e che non si fermerà davanti alle prime difficoltà e ce la metterà tutta a essere se stesso e a farsi conoscere. Poi, come si dice, da una follia può nascere una cosa meravigliosa, magari, no? Già mi è un po' Vedi, grandicello, mi sono però mi dimagrita. sono dimagrita, è vero? Allora, io le promesse me le sono dimenticate tutte, quindi Improvviso. improvviso. Quello che ti prometto è che ti farò ridere, ma ti farò anche un pochetto Piangere. piangere, ti farò un po' penare, un Quanto? pochino. Vedremo. E la mia promessa più grande è che mi fermerò ad ascoltarti. E È una cosa buona. ti posso assicurare che questa per me è una grande promessa. Ok. Amore, io. Vai, è fatta. Abbiamo ascoltato le vostre promesse nuziali ed è per questo che io, Eros Robba, ufficiale dello Stato civile, in nome della legge, vi dichiaro marito e moglie. Eccola, è fatta.